visto che oggi il lavoro non è più lavoro uguale a reddito, perché non è più così, scomparirà il lavoro da reddito. Allora, io ho sentito parlare di reddito universale, senza condizioni, incondizionato. Ho sentito parlare da persone tipo l'amministratore delegato della Siemens, ho sentito parlare Musk, uno dei geni oggi della tecnologia di cui parlava De Biasi. Ho sentito parlare che ci vuole oggi l'inserimento di un reddito universale per gestire questo processo. Qui non siamo in crisi da lavoro o crisi da reddito, non può durare 10-15 anni una crisi. Qui siamo a un cambiamento di mentalità. Qui siamo con una matita per unire delle rette nei 9 punti, senza staccare l'abiro. Abbiamo già fatto 1,5 miliardi di rette, non ne veniamo fuori, a meno che non si pensi in un altro modo. Tutta questa produttività, tutte queste cose che faremo con la robotica e tutto, ci porteranno a produrre più cose che non comprerà più nessuno. Allora, che tipo di società vogliamo? È questo, che gli altri sono mezzi, in cima ci deve essere che cosa, che tipo di società. I miei figli sono completamente diversi, viaggiano, condividono esperienze, parlano di film. Quando li vediamo un po' rimbambiti con i loro telefonini, che si va anche a mangiare così, li vedo, ma stanno condividendo qualcosa con qualcuno. Allora, il futuro ce l'hanno in mano loro. Uno dei miei figli chatta in 2 lingue contemporaneamente con 2 paesi diversi. Quindi il futuro bisogna andarselo a prendere avendo chiara che tipo di società vogliamo. E la mia vita è sempre stata indirizzata su parlare di queste cose, su girare, vedere esperienze, conoscere persone, da Stiglitz a Mohamed Unius, a gente che si è inventata il futuro. E io sono una dimostrazione, sono un comediante, sono un comico che mi ritrovo qui a parlare seriamente con delle persone meravigliose che si sono prestate, ma non è il mio ruolo. Io ho girato, ho visto, ho cercato di incuriosire con la comicità, ma parlavo di cose serissime, parlavo delle stampanti 3D quando non c'erano, parlavo di processi industriali nuovi, parlavo di robotica, l'intelligenza artificiale. Volevo chiedere a De Biasi, quale sarebbe il primo pensiero di un robot se avesse una sua intelligenza? Perché è interessante, io me lo sono posto tantissime volte. Allora, il robot, se fosse intelligente, la prima cosa di cui si accorgerebbe è il filo dell'energia. E allora la sua preoccupazione iniziale e perenne sarebbe quella di procacciarsi sempre l'energia, come è stata la storia dell'uomo. Quindi non credo, come De Biasi, posso darti del tu, ecco, non credo in questa formula dell'intelligenza artificiale, però credo anche che il nostro percorso deve essere un percorso più intimo e di capire che cosa vogliamo poi dalla vita, quali saranno i presupposti. Allora l'imprenditore dovrà passare da, invece di produrre frigoriferi, produrre freddo, dovrà invece di produrre caldaie, produrre calore. Gli imprenditori ci sono già, intelligenti, i servizi piuttosto delle cose. Avremo bisogno di avere in mano un sistema fiscale che è la politica, e avercela noi in mano, in modo da gestire le risorse fiscali e indirizzarli verso quel genere lì. Non sulla comprare una macchina. La Cadillac, per esempio, con $1,500 al mese ti affitta 80 auto all'anno, e tu hai bisogno di una 4 ruote motrici, di una Spider, di un furgone in qualsiasi momento, e tu hai la macchina in affitto. Lo fa già la Cadillac. Oggi i sistemi delle automobili, per esempio, hanno scoperto che può essere un accumulatore di energia. Quindi c'è un progetto danese con gli israeliani e l'Enel in Danimarca, mediante il quale la macchina elettrica può prendere energia di notte, che non costa nulla, e l'energia che non spendi
per andare, la puoi ributtare in rete e fartela pagare il triplo, con la differenza paghi il leasing della macchina. Quindi abbiamo dei concetti di spostamento, di fare le cose, ma sempre sono mezzi per arrivare a qualche cosa che dobbiamo, secondo me, trattare, e sarebbe bello sentire qualche risposta su che tipo di società vogliamo. Questo è il mio ringraziamento che faccio a De Masi e spero di vederti dopo. Vi ringrazio tutti di avermi sentito non in chiave comico, umoristica o politica. Grazie.